Pace sia con voi. Vogliamo vivere anche questa serata piena di estate, piena di caldo, ma anche piena di aria stasera. Stanotte c'era un fresco bello e anche piena di caldo. È la sua stagione. Pensate un po' la stagione come loda benedice il Signore anche stasera. Natura. E quando usiamo dopo guardiamo il cielo, dicono che dovrebbero essere stelle cadenti, e quello è un fatto, un avvenimento naturale che entra nella storia della natura e manifesta sempre la gloria di Dio. Quella natura che è sempre in questo dinamismo di Dio, che loda Dio, benedice il Signore, che è naturale. Io insisto sempre su questo concetto perché è importante comprenderlo, e la natura non è che non capisca niente, la natura vive con la sua ricchezza naturale, la natura non ha peccato, la natura è come Dio l'ha creata, è per questo che comunica molto e comunica sempre in silenzio. Avete l'occasione di andare anche stanotte, anche stasera, gustate il buio per fuori dalle tutte le lampadine, il buio come parla, il silenzio come parla, come la natura comunica in silenzio. Noi invece abbiamo bisogno di far chiasso, se non fa chiasso non è festa. E con certo parlare volgare, ci vuole, si dice. Abbiamo perso, proprio a causa del peccato, il senso bello dello stare insieme. L'armonia, la bellezza, anche l'amore, il perdono, la misericordia dello stare insieme. Ecco che la natura ci aiuta, anche le parole di stasera, che continua sempre il discorso del pane, pane che poi in Gesù Cristo con il Vangelo, con la lettura anche dell'Apostolo, ci presenta proprio la vera vita. Vera vita dell'uomo, la vera vita del cristiano, è solo Gesù Cristo con i suoi insegnamenti. La vita che ci viene donata attraverso lo Spirito, attraverso anche la sapienza della parola di Dio. E poi ci aiuta a amare. Che il Signore veramente doni a noi la forza stasera di rimanere qui e di godere assieme al Signore, assieme a Gesù, godere della presenza di Dio che è amore, che è sapienza, che è frescura, e vivere non solo sereno, ma gioioso, forte, nella libertà dei figli di Dio. Lo Spirito Santo che ci aiuta, invochiamolo proprio con fede. Quelle canzoni, quelle strofe che cantiamo, non siano strofe solo buttate lì, ma cantiamole con spirito proprio, che lo Spirito Santo entri in noi e ci illumini, perché è Lui il potente contro il demonio. Il demonio esiste. Il demonio abbiamo visto anche oggi qui in chiesa. C'era un'indemoniata vera che ha reagito molto, però la potenza del nome di Gesù e della preghiera ha fatto sì che il demonio la attutisse e la lasciasse quieta. Il demonio c'è, ma non vediamolo dove non c'è. Altre volte lo vediamo dove non c'è. Invece c'è ed è astuto. Lui lavora in silenzio, ci illude. Invece lo Spirito Santo dice no, sta con Gesù. Nel silenzio, nella quiete, Gesù è sempre con te, che ti dà il suo spirito e ti aiuta a vivere, a capire sempre di più il valore del pane che è Gesù. Pane disceso dal cielo, pane di vita. Vuole donare la vita a ciascuno di noi.
E lo spirito è quello che veramente ci dà forza, ci dà luce, ci aiuta ad andare avanti, ci aiuta a vincere il demonio. Il demonio è soggetto a Dio, soggetto allo spirito. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Dio sia con tutti noi. E con il tuo spirito. Ci sediamo un po'. È sempre una cosa nuova poter imparare a pregare. Imparare a stare di fronte al Signore, che abbiamo da buttare via tante idee sbagliate, nel chiedere con paura, chiedere con ansia, chiedere per chiedere, la preghiera dove c'è l'egoismo, dove c'è l'interesse, dove siamo noi al primo posto e comandiamo al Signore. Sì, ho incontrato una persona che era arrabbiata con Dio perché dice: ma è possibile che il Signore non mi ascolta mai? Eppure sono cose buone quelle che chiedo. Uno che prega così non verrà mai ascoltato, perché il volere di Dio è facilmente diverso. E imparare proprio questo che è importante, scoprire che il volere di Dio è quello che è importante, scoprirlo per la nostra vita, perché quella è la vera vita, non quello che pensiamo noi. Se voi osservate, dov'è che ci fermiamo? Che la casa sia pulita, che non piova dentro, sia un po' ben pensa, poi ci preoccupiamo del mangiare, del bere, del vestire, ci preoccupiamo anche di apparire, di fare chiasso, tanto chiasso. Questo certo non è vita cristiana. Noi perdiamo molto di tempo in questo, in questa esteriorità, perché prevalgono nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vivere. Anche il caldo, diciamo. È vero che dal caldo non ci si può liberare, non ci si può difendere, perché butta via pure un po' di vestiti, ma non è quella là il difenderci dal caldo. Difenderci dal caldo è un'armonia tra corpo e vestito, temperatura. L'essere coperti ci difende dal caldo, e per noi è strano, noi ci viene più voglia di buttar via, credendo di stare meglio, invece non si sta meglio. Così abbiamo tante idee sbagliate sul nostro modo di condurre la casa, sul nostro modo di pensare, di vivere, sul nostro modo anche di aiutare. E noi vorremmo che, specialmente in famiglia, fossero tutti a bacchetta. Ma questo fa, questo fa. Neanche i militari fanno. Forse i bambini d'asilo, forse, ma credo che lì proprio è un po' difficile. Invece scoprire che c'è Dio che guida la tua vita, molto importante, perché allora ha senso. Noi il peccato dei nostri tempi non sono quei peccati tradizionali, usuali che pensiamo noi. Sì, il rispetto della persona è molto importante, ma quello che è molto più importante è veramente che noi possiamo essere persone serene, in pace. Si vogliono bene, che si amano, che si accettano. Proprio questo, no? Non crediamo che siamo fatti bene. Non crediamo. Vorrei sapere quanti di voi hanno incominciato a dire: Signore, grazie che mi hai fatto bene. Aiutami a usarmi bene. Non ci crediamo. Naturalmente pensiamo di essere nel giusto, non credere che siamo fatti bene. Crediamo che siamo così, quando invece è vero che siamo fatti bene. A immagine e somiglianza di Dio siamo fatti. Però questa bellezza, questi valori, questa immagine e somiglianza di Dio è soffocata, è sporcata dal peccato. Ecco perché ringraziare Dio che ci ha fatti bene, perché l'immagine e somiglianza di Dio rimane in noi, però è come soffocata, coperta, non può agire. Perché abbiamo bisogno di Dio? Perché ci tolga il peccato.
tutte le conseguenze. Perché il mondo, vedete quanto è. Adesso è bello sentire i politici, no? Uno contro l'altro, una accusa uno contro l'altro. E chi ha ragione? Certo, qualcuno ha ragione. Ed è anche una cosa buona che venga fuori questa confusione, perché almeno si comincia a vedere le mangerie, ma basta che dopo non succeda che anche quelli che gridano alla verità non facciano altrettanto. E allora siamo d'accordo. Ma cosa manca ai nostri politici? Manca Dio, manca Gesù Cristo. Anche se forse vada in chiesa, ha detto. Perché allora la persona, sia cristiana zelante, sia cristiana comoda, sia la quarta, sia anche chi non è cristiano, Dio vuole salvare tutti e vuole salvarci non attraverso i fioretti. Ah, faccio 50 fioretti al giorno, mi guadagno il paradiso. No, ma sì che tu vada all'inferno invece. Invece di amare hai fatto i fioretti. Invece il Signore ci insegna a amare, amare, soffrire il pane della vita dell'Eucaristia, e anche questo noi capiamo ben poco. Quanti fanno la comunione senza mai pensarsi? Io la farò quando si può. La comunione si fa in grazia di Dio. Non è detto che bisogna confessarsi ogni volta che si fa la comunione, no. Quando c'è un peccato grave sulla coscienza, che ognuno di noi sa quando lo fa grave, e non c'entrano scrupoli, non c'entrano dubbi, non c'entrano perplessità. Quando c'è un peccato grave, devo dire a me stesso, no, non posso farlo. E allora vado messo lo stesso e faccio la comunione spirituale. Chiedo a Dio, chiedo perdono, Signore, perché non sono in grazia. Vieni lo stesso in me spiritualmente perché tu possa aiutarmi, perché ho bisogno di te. E poi, prima occasione, ci si confessa, senza vergognare. È stare nella verità che è importante. Quel pane che parla anche oggi, questo discorso di Gesù, fa Cafarno, parla del pane, già tre domeniche continua a parlare. È importantissimo perché è scoprire Gesù che è cibo di vita nostra, il pane disceso dal cielo per la vita nostra. È colui che ci nutre, è colui che ci aiuta. Se no non capiamo niente di questa lezione. Il pane è quel Gesù che è morto in croce. È quel Gesù che nell'ultima cena dice agli apostoli, prendendo in mano il pane, questo è il mio corpo. Prendendo il calice ha detto, questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me. È un mistero, certamente, però scoprire, permettere al Signore che ci sveli il valore del pane eucaristico. Nel Vecchio Testamento abbiamo molti segni, anche la prima lettura ci presenta il segno del pane che l'angelo porta al profeta, lo porta per due volte. Dopo aver mangiato i due pani, ha la forza di camminare 40 giorni. Pane, pane umano questo, però che è anche divino, anche se non è ancora il pane eucaristico, pane mandato da Dio. Noi abbiamo la fortuna dell'ultima cena, e Gesù proprio ha dato a noi il sacramento dell'Eucaristia, il pane e il vino che diventano corpo e sangue di Gesù, per noi, per il nostro nutrimento. E come facciamo a cibarci così, senza pensare? Tutti vanno alla comunione e alla domenica, nessuno si confessa. Si pure anche il sacramento della confessione, sacramento della confessione in funzione del pane eucaristico, per diventare veramente in grazia di Dio abbiamo bisogno della soluzione. Non è solo farla quando si è fatto il peccato grave,
allora è obbligatorio, se no chiedere perdono al Signore di tutti i nostri peccati, ma più possibile anche confessarci, ricevere l'assoluzione. È un esorcismo fortissimo l'assoluzione, la più grande benedizione che Dio possa dare all'uomo. Ecco che questo pane, allora, come il profeta che dà la forza di camminare 40 giorni, il pane di Gesù Cristo ci dà la forza di camminare quotidianamente. Ma è questo che dobbiamo vivere ai nostri tempi, uscire dalla comodità, uscire da quella umanità di vivere che non sa da niente. Perché? Perché si fa un rito, e anche veloce per non perdere tempo. Siamo fuori dalla mentalità di Dio, di Gesù Cristo. Quando invece Dio vuole venire in noi attraverso Gesù. Vedete come anche l'Eucaristia, che è divisa, diciamo, possiamo dire, in tante parti, ma specialmente in due parti, la prima parte per chiedere perdono e ascoltare la parola di Dio e poi pregare insieme. I primi cristiani facevano anche la pace prima della grande preghiera eucaristica, e poi la seconda parte, che è la preghiera eucaristica, il prefatto prima, fin dopo la comunione. Perché? Perché veramente il sacerdote rinnova, fa presente Gesù come nell'ultima cena e dice a quel pane: questo è il mio corpo, e al vino: questo è il mio sangue. Naturalmente questo non è un rito magico che si fa così per fare, dopo vado alla comunione, la prendo così anche sbadatamente, dopo torno a posto e ho già in mente i pensieri che devo fare durante la giornata. Il Gesù che abbiamo ricevuto, povero, dove è andato a finire? In cantina. Almeno avesse vino buono, ma nelle nostre cantine, nelle nostre anime, nel nostro corpo, non sempre sono tempio di Dio. Ok, è importante riflettere su questo, proprio per scoprire sempre di più il valore del pane, pane eucaristico. E come a Nazareth i suoi paesani non credono a Gesù Cristo perché non hanno visto i miracoli che compivano da altre parti, Gesù si è fermato di fronte a questa incredulità. Guardate che facile non credere, perché diciamo: a me è mai successo. Se oggi fosse stato qui, avreste visto come il demonio ha incominciato a calare, e che dopo ha lasciato in pace quella persona. Guardate che Gesù vuole fare questo dentro di noi, non una vitarella, una devozioncella. Adesso siamo nel tempo delle devozioncelle, di pellegrinaggi. Bisogna andare di qua, di là, di su, ma il cuore non si converte mai. Perché? E facciamo anche i pellegrinaggi sotto aspetto umano, gite turistiche. Che bello, appaia la Madonna, che bello, ho visto le nuvole che giravano, il sole poi continua a girare. Ma il cuore non si converte. E allora perché vai? Va a una gita turistica, bene, ma religiosamente non guadagni niente. Ecco, fare attenzione a questo, perché il Signore è molto severo ed è Lui che dice anche nella liturgia: io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Belli miei, se uno mangia di questo pane, vive in eterno. E la consolazione è grandissima. Non viene a dirci: dai, che peso, quanti peccati hai fatto, quanto ti sei arrabbiato oggi, quanto sei riuscito a imbrogliare gli altri, dai, ti perdono. No, dice questo. Dice: chi mangia il mio pane, il mio corpo, ha la vita eterna, subito. Ecco che allora c'è il perdono, c'è la misericordia, c'è lo Spirito che viene in noi, c'è la grazia. E non diciamo: ma che distante che sono, ma guarda come sono io, e ci chiudiamo. Non dire questo, siamo infantili, e
ci apriamo il nostro cuore all'orazione di stasera e appositamente scoprire questo, no? C'è la tavola della parola di Dio, del chiedere perdono, e c'è la tavola del pane e corpo di Gesù. Stasera non celebriamo l'Eucaristia, ma su questo altare viene portato Gesù Eucaristia. E quando vivremo l'Eucaristia, fare attenzione. Chiedere perdono, ascoltare la parola, le preghiere, è una cosa. E poi il grande mistero della consacrazione, della comunione, che noi in genere siamo sempre distratti. Ecco, un richiamo forte proprio a stare con il dinamismo di Dio, perché stare con il pane di Gesù, avere la sazietà, non hai più fame, non hai più sete, hai la fede, hai la sapienza. Sono tutti doni, ma bisogna accoglierli. E non occorre avere scienza per fare queste cose. Più semplici siamo, più obbedienti siamo a Dio, più li ascoltiamo, più gli chiediamo perdono, più queste cose avvengono nella nostra vita. E in fondo entrare nel dinamismo di Dio. L'Apostolo questa sera ci fa una lezione di spiritualità fortissima. Paolo che scrive agli Efesini e comincia subito: non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio. Guardate che è facile rattristare lo Spirito Santo quando vogliamo fare noi, quando vogliamo decidere noi, quando vorremmo obbligare Dio a fare quello che vogliamo. Dice, dopo ci accenna, sentiremo anche dopo una forma più delimitata, proprio siate invece benevoli gli uni con gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, ai figli carissimi, camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ama, ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio con sacrificio di soave odore. Sembrano cose assurde, elevatissime, è la vita normale del cristiano. O quanto siamo distanti e non stiamo là a dire, ma guarda i miei familiari come non capiscono niente, no. Guardiamo noi, il Signore chiama noi a essere cristiani sul serio. Allora è vero che veramente di fronte a Gesù entriamo nel suo dinamismo e non rattristiamo lo Spirito Santo, invece lo preghiamo, lo supplichiamo sempre. Lo Spirito è quello che ci illumina, ci sostiene, quello che ci dà la vita quotidiana. È quello che toglie da noi la stretta, lo sdegno, l'ira, la maldicenza, le malignità. È quello che capisce che Gesù è il pane di vita. Vedete che l'Eucaristia allora diventa una cosa molto bella. Chiedere perdono ci rende umili, semplici, ascoltare la parola ci riempie di sapienza, quella sapienza che ci serve nella vita quotidiana, le preghiere lo stesso, e poi ammirare il mistero di Dio che si fa carne per noi sotto le specie del pane di Dio. E poi Gesù lo portiamo qui dinanzi a noi perché lo adoriamo. Mettiamoci di fronte a Lui, non possiamo dire, Signore fammi questo, no. Il Signore abbi pietà di me. Signore abbi pietà di me. E ascoltiamolo, che Lui ci illumini il nostro vivere, come viviamo noi il nostro giorno. Perché è più bello viverlo con Cristo, è più bello viverlo nutriti di Gesù Cristo. È più bello e più facile anche perché ci dà lo Spirito, ci dà la capacità di amare, viverlo obbedienti a Dio, a Gesù Cristo, al Vangelo.
non dall'umano. L'umano svia, l'umano è comodo, l'umano è il buon tempone, e dopo, prima o dopo, si stufa e allora dà la colpa agli altri. Invece il cristiano sta con Dio e ha, e riceve dentro di sé la potenza dell'amore, la potenza del perdono, lo spirito che è vivace dentro, e il dinamismo di Cristo, di Dio che si sviluppa in noi per diventare portatori agli altri di quella grazia, di quell'amore che abbiamo dentro di noi. Vogliamo ricevere Gesù qui in mezzo a noi proprio con riconoscenza e con molta gioia. Vogliamo sederci e guardare Gesù e che ci aiuti, ascoltandolo, a scoprire il dinamismo che abbiamo dentro di noi. Se in noi c'è il dinamismo mondano, umano, semplicemente, perciò anche molto ingannato, molto limitato, abbiamo dentro di noi il dinamismo del mondo, Satana, il demonio che c'è, ci inganna tantissimo, noi siamo molto infantili col demonio, giocarelliamo, dopo abbiamo paura, che peggio che peggio. Oppure se in noi c'è il dinamismo di Dio, agisce lo Spirito, prevale l'amore, la misericordia, il perdono, lo zelo. Grazie Signore che mi hai fatto bene, aiutami a usarmi bene. Ecco, tutte quelle volte che ci usiamo bene, ma non diciamo sì, sono a posto, no, guardiamo, sono 24 ore, le 24 ore al giorno non è che le dormiamo tutte quante. E sarebbe già una cosa buona, umana. Ma sono 24 ore dove vediamo con chi stiamo. Con Gesù, col Vangelo, col bene, o vivacchiamo, comodo, controllare, lagnare, egoismo, eccetera. Lasciamo che Gesù ci illumini. Con la prima parte della Messa, l'Eucaristia, oltre che aver chiesto perdono al Signore dei nostri peccati, ascoltiamo la parola che ci dona la sapienza, la luce, ci fa vedere anche dove pecchiamo, dove manchiamo, dove compiamo il bene. La parola di stasera, la prima lettura, è molto, molto semplice. È un fatto che vive il profeta Elia. Aveva compiuto una missione molto importante presso il popolo di Israele, ma aveva irritato il popolo lo voleva cacciare, lo voleva uccidere. E lì ha un momento di scoraggiamento: Signore, è meglio che muoia, sto a vivere qua, nessuno mi ascolta, nessuno fa quello che gli dico, anche il tuo messaggio serve poco perché non mi aiuta. Quelli che è scoraggiato, no? Ed è stanco, e si mette a dormire là nel deserto. Dopo si sveglia e vede vicino a sé un pane con un po' di acqua. L'angelo che gli dice: mangia, bevi. E lì obbedisce, dorme ancora, si sveglia e trova un altro pane, un po' di acqua. Mangia, bevi, che fare un lungo cammino. E quei Elia che era scoraggiato, che era deluso, che voleva morire, mangia quel pane, che è un pane benedetto, che viene dal cielo, ma non è l'Eucaristia. È Dio però che gli manda questo pane benedetto perché lui abbia forza, che nella sua vita tribolata possa sapere che c'è un Dio che lo aiuta. Noi vorremmo un Dio che viene giù in carrozza, prende i suoi profeti, li fa esaltare di qua e di là, onori, trombe, no, tutto lo rovescio. E Dio pesta, povero Dio, quante ne ha patite. Ma se guardiamo anche i nostri santi, quante ne hanno patite. Francesco Assisi, possiamo dire, non martire dei frati, ma insomma, ne ha patite tantissime, perché i frati certo non l'hanno capito. Lui ha vissuto però la sua vocazione, quando proprio nella parola di Dio e nel pane eucaristico la forza di vivere.
Ecco, una lettura molto semplice che racconta questo fatto, come il pane gli ha dato forza per vivere. Proviamo a vedere noi il nostro vivere, come lo viviamo. Se pensiamo a Dio, se pensiamo al pane eucaristico, se pensiamo alla parola, se pensiamo di dire, Signore, voglio fare quello che Tu vuoi. Invece di star lì sempre a chiedere, chiedere, chiedere. Se dopo vediamo il nostro chiedere tutto egoista e per togliere dalle difficoltà. Facci star bene. Noi pensiamo che stando bene siamo a posto. Non è vero. Che ogni giorno ha la sua pena. Si sta bene quando si ha lo Spirito di Dio dentro di noi che ci aiuta a vivere quel momento così com'è. Ascoltiamo. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve. Quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore. Lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. L'Oreb. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Vogliamo pregare insieme con il Salmo. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono è il Signore. Insieme. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua bocca. Io mi gioio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono è il Signore. Magnificate con me, Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e me lo ha tolto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono è il Signore. Gustate a Lui e sarete raggianti. I vostri voti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate, vedete come buono è il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Poi lasciamo che questa lettura, siamo il Salmo, sia la lettura che il Salmo molto semplice. Lasciamoli che entri in noi. Non stiamo là a vedere quanto deserto, che caldo nel deserto, che fatica, come è stato fatto il pane, tutte nozioni in più. Guardiamo l'azione di Dio. Dio che provvede a Elia un pane, due pani, e quel pane dà la forza a Elia. Questo è importante. Dio dà la forza a Elia attraverso due pani e un po' d'acqua. Lo stesso Dio dà a noi la forza attraverso specialmente al pane eucaristico che è il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Seconda lettura
che Paolo scrive agli Efesini. Una lettura molto breve e preziosa. Ci vuole aiutare a capire come dentro di noi c'è la grazia di Dio, lo Spirito di Dio, l'amore di Dio, oppure dentro di noi c'è il demonio che ci inganna e ci fa rattristare lo Spirito Santo. È molto facile rattristare lo Spirito Santo, perché nel battesimo l'abbiamo ricevuto e continuamente possiamo ricevere lo Spirito, perché ci aiuta a vivere secondo Dio. Ogni volta che viviamo secondo il nostro egoismo, le nostre vedute, e allora rattristiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è in comunione con la volontà del Padre, Dio che dirige la nostra vita, Dio che dirige la nostra ragione, il nostro corpo, la nostra mente, e stare con lo Spirito Santo. Ogni volta invece che abbiamo ragione, che ci arrabbiamo, che dice bisogna mettere in riga tutti, e ci lagniamo, brontoliamo, eccetera, facciamo anche del male, allora non siamo con lo Spirito Santo, allora attristiamo. Ecco, ci evidenzia proprio il nostro cuore come sta, e dice: scompaiono da voi ogni aspretta, sdegno, ira, grida, maldicenza, ogni sorta di malignità. E poi mette in evidenza la parte positiva. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Gesù ha perdonato noi. Siate imitatori di Dio. E Dio ha salvato l'uomo, ha amato l'uomo, donando Gesù Cristo. E lui cosa ha fatto? Si è messo a fare processi contro gli uomini? No. Ha amato l'uomo, ha perdonato, morto lui in croce al posto dell'uomo. Ci ha liberati dal peccato. E l'amore di Dio si svela proprio a noi attraverso Gesù Cristo, che muore in croce e risorge, e ci dona questa vita nuova. Guardate che la vita nuova c'è, Gesù Cristo c'è, è risolto anche per noi. Ma se vivacchiamo, se siamo superficiali, comodi, giudichiamo, paurosi, tentennanti, sempre che abbiamo ragione, e allora rattristiamo lo Spirito Santo. È una parola molto semplice, anche questa, molto breve, che evidenzia come il Signore ci vuole illuminare. Non è qui per farci un processo, per dire con chi sei. Se sei negativo, via l'inferno. No, non è qui per dire questo. Dio è qui per illuminarci e dire: guarda che la vita la puoi gustare con il pane disceso dal cielo, che è Gesù Cristo, che è venuto a portarci il suo cibo, il suo corpo, il suo sangue, ma è venuto anche a portarci la sua sapienza, la misericordia, il perdono, tutti quei valori di vita buona, e che li vuole donare gratis, che possiamo essere felici noi qui su questa terra. Pensate quante infelicità ci creiamo perché non crediamo in Gesù Cristo. E rattristiamo così lo Spirito Santo. Ecco, che il Signore ci aiuti proprio a liberarci, a credere a Gesù. Credere che questa lettura è per me. Ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste nati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità,
nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ci ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio. Lasciamo che anche questa parola senda il nostro cuore, non ragioniamola, neanche chiediamoci cosa vuol dire questa parola, ma solo quello che comprendiamo. Il Signore ce lo sta svelando. È Dio che ci parla, è Dio che svela, è Dio che ci aiuta a capire cosa vuol dire non rattristare lo Spirito Santo. Ogni volta che ragioniamo, rattristiamo lo Spirito, che prima il ragionamento, ma allora lo Spirito non arriva mai. Ecco, lasciamo che entri noi, così com'è, e apriamo il cuore, realizzala in noi. Se osserviamo bene, le letture sono semplicissime, ma di una chiarezza incredibile. Un po' alla volta possiamo intuire la semplicità di Dio, la bellezza di Dio che interviene con formule molto semplici, però molto significative. Diventare come bambini per capirle. Ed è Dio che ce le svela. Noi uomini siamo là a ragionare, a vedere se la ginestra era alta un metro o due metri, se faceva ombra o no. La parola di Dio fosse questa molto relativa. Ma vedere un Dio che premura il suo profeta, che non gliene risparmia una, ma vuole che viva la sua realtà in pienezza, sostenuto dal suo spirito. Noi vediamo come anche San Paolo agli Efesini, come descrive, vuoi vivere con Dio? Sei cristiano. Non vivi con Dio? Non sei cristiano. E naturalmente rattristi lo Spirito Santo. Una parola che ci disinganna. Non possiamo giocare, sì, no, sì, no. Ci dice solo, vuoi avere la vita, vuoi avere l'amore stesso di Gesù Cristo? Mi ha amato Lui, amiamo anche noi. Accogli questa parola, che viene a liberarci, a purificarci. Siamo come sporchi del peccato. Il Signore viene a lavarci, a farci la doccia quotidiana, per liberarci, pulirci, far sì che l'immagine e la somiglianza di Dio ritorni bella come era prima. Ecco perché siamo tutti fatti belli, perché siamo creature fatte di immagine e somiglianza di Dio, nonostante il peccato. Ma non coccoliamo il peccato, diciamo stare con Dio che ci fa gente matura, coraggiosa, forte, che affronta la vita senza tanti problemi, anzi con molta benevolenza. Ci viene a ripetere proprio nel Vangelo e nel versetto dell'Alleluia proprio la necessità di fare che cosa? Credere che Gesù Cristo è il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Credere a questo, credere. Non è star lì a discutere, non è star lì a aver ragione, non è star lì a dire ma guarda che... Signore vuole che amiamo senza ragionare, che ci accettiamo anche noi come siamo, perché tante volte ci perdiamo in tante semenze infantili, e ci perdiamo. Invece il Signore ci dice con fortezza anche nel Vangelo che veramente è il pane della vita. Io sono il pane disceso dal cielo. I farisei, gli ebrei non potevano capire questo, perché non capivano come mangiare del suo corpo, del suo sangue, è orribile, perché non capivano il mistero. L'Eucaristia loro non l'hanno mai capita. E c'è il Signore che fa misteri, realizza e ci svela misteri grandiosi, è quello dell'Eucaristia. Gesù, pane di vita. Chi si ciba di Gesù Cristo nella comunione, si ciba di Gesù Cristo, corpo, sangue di Gesù Cristo. E riceve la forza di Gesù Cristo. Non dobbiamo ragionare questo, ora accoglie. E Gesù la realizza. Ecco perché si insiste e fa bene la comunione.
Va bene, chiedi perdono prima. Se hai il peccato grave, aspetta, non aver paura. Ma la comunione spirituale, ma fa bene le tue cose, alle belle. E non mormorare contro gli altri, non essere altro. Dice Paolo agli Efesini, no? Butta via la spreco, lo sdegno, l'ira, via tutto. E siamo invece benevoli come Gesù, che ama sempre, salvo sempre. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? E lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io vi darò è la mia carne, la vita del mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vogliamo metterci adorare Gesù Eucaristia, ben consapevoli che gran parte di questo Vangelo non abbiamo capito niente. È tutto un fraseggiare divino, che Dio parla, Gesù parla, e anche se lo leggiamo adagio, lo capiremo ben poco. Però Dio svela queste frasi così belle, così profonde, le svela chi vuole Lui. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna, eccetera. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muore. Che fraseggiare, non abbiamo niente. Accogliamolo però, perché questo è vero. Sotto ci sta una sapienza divina. E chi sta di fronte a Gesù con semplicità, con umiltà, quella la capisce. Ecco, la frase più facile è: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Chi, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Siamo che queste frasi entrino in noi. Umanamente non è comprensibile mangiare l'altro. Per Gesù è normale. Lui diventa cibo nostro, perché anche noi diventiamo come Lui. E ce lo dona tutto gratuitamente. Con la fede, no? Credere, questo è vero. Chi cammina con l'umano solo, salta queste cose, perché non le capisce. Se non mi metto io a fare qualcosa, mica viene giù il Padre Eterno a farmi. E così manchiamo di fede, non capiamo niente del Vangelo. Il Vangelo invece ci dice una sapienza incredibile, che Gesù è il pane, il nostro cibo, e ci aiuta a vivere il nostro quotidiano, gratuitamente, senza il nostro sforzo. Vogliamo ringraziare il Signore per la luce, per la sapienza che ci ha donato attraverso la parola, e la certezza che
Gesù è sempre con noi. Quel pane vivo che se lo accogliamo anche nell'Eucaristia degnamente diventa veramente cibo nostro, che ci accompagna, ci aiuta, ci sostiene. Per fare l'esperienza di sentire lo Spirito del Signore che agisce in noi. Ecco, ringraziamolo di questo e chiediamogli, dona lo Spirito perché crediamo a questo, ci arrendiamo a questo e obbediamo a te. Vogliamo anche elevare le nostre preghiere al Signore con molta semplicità, con molta umiltà, ma anche con molta fede, con molta decisione, che venga a distruggere in noi il comodo superficiale, quello che non serve per la vita. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio. E buona settimana dell'Assunta. Prepariamoci bene. Venerdì prossimo c'è la preghiera normale. Buonanotte a tutti.